Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sicurezza domestica e di videocamere di sorveglianza. Lo facciamo in compagnia di loro, telecamere di sorveglianza della Wyze Link, un marchio che non avevo ancora portato qua sul canale, ma che mi ha soddisfatto nel suo utilizzo. Abbiamo due versioni, in questo caso ne vedremo solo una. Lei è una telecamera di sorveglianza totalmente autonoma, mentre qua sotto, magari poi lo vedremo in un altro video, abbiamo una versione di una videocamera di sorveglianza wifi che, per quanto riguarda l'alimentazione, ha bisogno di una presa di corrente che però ha caratteristiche interessantissime se ovviamente uno ha queste possibilità, cioè una rete wifi e la possibilità di collegarla a una presa di rete, perché lei comunque è in grado di registrare video in 2K, ha la compressione H265, è IP66, quindi resiste a qualsiasi tipo di condizione meteorologica, e lei ovviamente ci dà una copertura che può arrivare fino a quasi a 360 gradi, quindi capite che è una telecamera diciamo completa, però è una videocamera che necessita di una connessione wifi e di una presa di corrente. Ovviamente di tutti questi prodotti trovate tutti i link qua sotto in descrizione, con anche i coupon sconto. Loro sono venduti direttamente su Amazon, quindi l'acquisto facilissimo, con tutta la consegna rapida di Amazon e con tutta la copertura per quanto riguarda ovviamente gli acquisti fatti su Amazon. Quindi abbiamo detto che però in questo video parleremo di lei, che è l'opposto di lei, sì, perché lei è totalmente autonoma, non ha bisogno di wifi e non ha bisogno di alimentazione, perché lei ha una batteria con pannello solare che la tiene alimentata e la connessione viene attraverso una SIM 4G che ci viene data in dotazione per, diciamo, fare le nostre prove iniziali con 100 mega già precaricati. Dopodiché potremo inserire o una SIM nostra se abbiamo già un contratto, vogliamo fare un contratto con un operatore che ci piace particolarmente, o potremo continuare a usare la loro SIM che ci è data in dotazione, che è una SIM che è possibile ricaricare tranquillamente a livello di giga, perché comunque non ha un numero di telefono, è solo una SIM dati che ci dà appunto la possibilità di avere un piano di abbonamento di dati che è molto lungo nel tempo. Possiamo fare una ricarica di tot giga di dati che dureranno 6 mesi o anche un anno, quindi per tutto quel periodo non ci dovremmo preoccupare, perché comunque queste videocamere di sorveglianza non hanno un consumo elevato di dati. Il loro consumo massimo è quando ci connettiamo tramite il nostro telefono e la sua applicazione e vediamo le live, perché sennò altrimenti il fatto di inviarci la notifica di un movimento, quello è un consumo veramente bassissimo. Quindi la possibilità dopo la decidete voi su quale piano o quale operatore utilizzare. Quindi a questo punto, prima di vedere tutte le sue caratteristiche e come funziona, andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione. Abbiamo una SIM con 100 mega precaricati per i primi utilizzi, poi abbiamo un manuale di istruzioni molto completo che ci specifica tutto per il primo avvio, poi troviamo il pannello solare per tenere ricaricata la batteria con il suo cavetto micro USB, poi abbiamo un sacchetto con tutti gli accessori per l'installazione, dove troviamo un cavetto per la ricarica della batteria, le dime per forare se dobbiamo forare sia per la videocamera che per il pannello solare, il supporto del pannello solare sia per videocamera che per installazione su muro, ed i feature che servono per l'installazione e tutti gli accessori per avvitare le viti, ed una prolunga per il pannello solare se dovessimo metterlo un po' lontano dalla videocamera. Ed infine, sotto a tutto, troviamo la staffa di installazione della videocamera, fissabile praticamente ovunque, ed infine lei, la Wyze Link 4G, telecamera ben fatta, plastiche di ottima qualità per un prodotto comunque low cost, ma dalle molteplici possibilità e tanti utilizzi. Ed ecco qua la nostra Wyze Link. Come avete visto, nella confezione abbiamo tutti gli accessori per poter andare ad installare senza nessuna complicazione la nostra videocamera di sorveglianza, il suo pannello solare che potremo andare ad inserire sopra la videocamera, che crea questo appunto aspetto tutto completo che ci permette di utilizzarla in condizioni totalmente autonome. Sì, perché il pannello solare terrà caricata la batteria, una volta che l'avremo caricata totalmente al primo utilizzo, il pannello solare la terrà carica, mentre per quanto riguarda la trasmissione abbiamo queste due antenne che vanno a collegarsi ovviamente alla rete 4G della SIM che andremo ad inserire, e potremo comunicare con lei attraverso il nostro smartphone, sia se
siamo sotto una rete 4G del nostro operatore o che se siamo a casa con la nostra rete Wi-Fi, non importa, lei sarà sempre disponibile alla connessione con il nostro smartphone. Le sue caratteristiche principali ovviamente sono la resistenza a qualsiasi condizione meteorologica, lei può essere installata ovunque, quindi la potremo installare ovviamente lontano magari da casa, in zone dove non abbiamo appunto alimentazione, dove non abbiamo una rete Wi-Fi, che può essere magari dove abbiamo attraccato una barca, dove abbiamo magari lasciato il camper, dove abbiamo magari un'area di un bosco, di un giardino, di un orto, non so, qualsiasi posto che non è vicino alla nostra abitazione o magari anche alla nostra abitazione se non dovessimo avere una rete Wi-Fi domestica. Quindi le sue caratteristiche, stavamo dicendo, oltre appunto a resistere a qualsiasi condizione meteorologica, lei è in grado di registrare video in Full HD, quindi 1080p, abbiamo ovviamente sensore di movimento, abbiamo la possibilità di vedere al buio in condizioni di luce praticamente inesistenti, sia ad infrarosso che a colori, perché utilizzando i LED che abbiamo qua frontali, lei andrà ad illuminare la zona, quindi ci darà la possibilità di vedere a colori. Se invece vogliamo guardare cosa succede senza andare ad accendere i LED, potremo vedere anche con gli infrarossi, quindi vedremo ovviamente in bianco e nero. Abbiamo questa possibilità, lei entra in modalità notturna in base alla situazione, o potremo decidere noi manualmente cosa attivare. Lei ovviamente ha anche un audio bidirezionale, quindi l'audio potrà arrivare da lei verso il nostro smartphone o noi parlare nello smartphone e far uscire l'audio dalla videocamera. Un'altra caratteristica interessante è sicuramente anche la sirena, che possiamo abilitare o disabilitare quando comunque lei rileverà un movimento, come vedremo dopo, farà partire un suono che possiamo però tranquillamente disabilitare. Come abbiamo detto, l'installazione è semplice, basta andare ad installare questa staffa che io adesso ovviamente ho fissato su questa finta parete per fare il video, e il pannello solare che possiamo fissare alla staffa in dotazione. Poi lei scorrerà attraverso questa guida sulla staffa, quindi vedete che l'aggancio è semplicissimo, e poi andando a avvitare questa vite laterale andremo a fissarla alla staffa, quindi è semplicissima anche l'installazione. Qua dietro abbiamo la possibilità di andare a accendere e spegnere la videocamera, e qua la presa micro USB che ci permette di collegare il pannello solare. Poi qua sotto abbiamo invece i due slot per la micro SD, perché comunque lei ha la possibilità di registrare foto e video sulla micro SD che andremo ad inserire, che poi saranno visibili dall'applicazione che ci permette di guardare cosa la videocamera ha registrato, oltre ovviamente vedere live cosa sta succedendo. E poi abbiamo lo slot per la micro SIM per la rete 4G. Questo è tutto quello che è la videocamera di sorveglianza per quanto riguarda la dotazione di serie e le sue funzioni principali. Adesso andiamo a collegarla all'applicazione. Per collegarla all'applicazione è semplicissimo, è la solita procedura, come state vedendo, ormai è diventato semplicissimo collegare queste videocamere di sorveglianza allo smartphone, che veramente in tre passaggi abbiamo associato la videocamera alla nostra applicazione, al nostro smartphone. Soprattutto poi queste videocamere di sorveglianza 4G, dove non abbiamo neanche il passaggio della rete Wi-Fi da associare, perché comunque è tutto veramente semplicissimo. Il mio consiglio è che quando andate a fare il primo avvio, mi raccomando, inserite subito la SIM e la micro SD e poi avviate la videocamera di sorveglianza. La micro SD non siete obbligati ad inserirla, potete utilizzarla anche senza la micro SD, ma se avete intenzione di utilizzarla, inserite tutto subito, così poi la SIM andrà a configurarsi con i parametri per andare a connettersi alla rete 4G, e poi abbiamo quello che è la SIM che potrete andare a formattare e averla subito disponibile. Adesso guardiamo quello che è l'applicazione che ci permette di comunicare con la videocamera di sorveglianza. L'applicazione si chiama Cassa, disponibile sia per iOS che per Android. Vedete che qua ho subito disponibile la mia videocamera di sorveglianza. Ovviamente all'interno di questa applicazione, se andremo ad aggiungere più videocamere, le vedremo tutte disponibili, comprese anche le videocamere Wi-Fi, quindi saranno tutte disponibili nella nostra applicazione, o potremo averne di più di questo modello, perché magari abbiamo la necessità di metterne più di una, quindi saranno tutte disponibili in quest'area. Vedete che in alto a sinistra ho il simbolino verde vicino alla videocamera, perché comunque vuol dire che lei è già connessa alla rete 4G. Vado a cliccarci sopra
Ed ecco qua la live, avete visto come è veloce anche nel recuperare la live, quindi calcolate che lei adesso è collegata alla rete 4G della SIM in dotazione che va a connettersi a vari operatori, perché questa SIM ci permette di collegare in base a dove ci troviamo a più operatori, ha più connessioni con vari operatori. Quindi la live, come vedete, secondo me è ottima anche per quanto riguarda la luminosità, ha un sensore, secondo me la videocamera davvero buono, perché guardate quanto è luminoso anche qua in questa area. Andiamo a guardare quello che sono le sue diciamo possibilità di configurazione. Abbiamo nome del dispositivo, che potete andare a mettere quello che volete, in questo caso camera 4G, indicatore luminoso che indicano che lei sta funzionando, che potremo andare a attivare o disattivare. Poi abbiamo la possibilità di aggiornare il firmware, io l'ho già aggiornato, e poi abbiamo la batteria rimanente. Poi sotto abbiamo condivisione del dispositivo, perché potremo condividere questa videocamera di sorveglianza con qualche altro nostro familiare, parente, amico, quindi avrà accesso alla live una volta che avremo condiviso la possibilità di utilizzare questa videocamera a un'altra persona. Quindi installando anche quest'altra persona l'applicazione Casa, avrà accesso alla videocamera e vedere appunto live cosa sta succedendo e ricevere anche lui le notifiche e gli avvisi che ci manderà questa videocamera di sorveglianza. Poi abbiamo modalità visione notturna, come vi dicevo c'è la possibilità di lasciare automatico, quindi deciderà lei cosa utilizzare, se la modalità di infrarosso o la modalità colori utilizzando i LED qua frontali, o potremo decidere noi manualmente appunto selezionando quale tipo di visione avere. Poi sotto abbiamo gestione scheda SD, che ci permette appunto di formattare la scheda SD e vedere quanto spazio disponibile abbiamo ancora. Poi sotto abbiamo rilevamento solo umano, cosa vuol dire? Che se attiviamo rilevamento solo umano, lei ci manderà la notifica solo quando vedrà una figura umana. Se andiamo a disabilitarlo, lei ci invierà le notifiche anche se vede qualche altro movimento, quindi che possa essere un animale o qualsiasi altra cosa che si muove. Poi abbiamo sensibilità del rilevamento, cosa vuol dire? Che possiamo andare a regolare quello che è, vedete, tra basso, medio, alto, la sensibilità del sensore di rilevamento del movimento. Poi abbiamo notifiche di rilevamento del movimento, che come si capisce appunto da quello che è il nome di questa funzione, ci viene inviata la notifica nello smartphone in tempo reale quello che sta rilevando appunto la videocamera di sorveglianza. Subito, istantaneamente, ci invierà la notifica di un movimento rilevato con anche la foto che potremo vedere del movimento che è stato rilevato. Poi sotto abbiamo sirena d'allarme, che come vi dicevo all'inizio è un suono breve che però ci segnala che qualcuno è passato davanti alla videocamera o comunque è entrato in una zona dove non doveva, e poi comunque è un avviso anche per chi è entrato che è stato visto da una videocamera di sorveglianza. Poi sotto abbiamo sensibilità PIR, che è sempre appunto riguardante la sensibilità del sensore di movimento. Quindi queste sono tutte le funzioni principali. Poi se torniamo indietro abbiamo la schermata, quella diciamo dove abbiamo la live, dove possiamo andare a scattare una foto. Ecco che l'istantanea è stata salvata nell'album dello smartphone, quindi non nella SIM. Quando io utilizzo queste funzioni qua su quello che la live, vado a salvare direttamente nello smartphone. Se vado a cliccare su videocamera, registro il video della durata che voglio, ma che si registra direttamente nello smartphone. Poi abbiamo il simbolo del microfono, perché se attivato avremo la comunicazione. Sentite la voce che esce adesso. Vabbè, ovviamente adesso è un casino perché è tutto qua, la mia voce è qua ed esce da lì e dal telefono, quindi tutto un casino allucinante. E poi abbiamo la possibilità di muovere la videocamera di sorveglianza, e questa è una funzione che mi ha veramente impressionato, perché guardate la reattività, siamo connessi su due linee completamente diverse, 4G, rete wifi di casa, quindi su due linee che devono comunicare fra di loro, quindi una roba abbastanza complessa. Guardate quanto è veloce, se io clicco, guardate, è praticamente istantanea, è pazzesco. Guardate anche verso l'alto, cioè come clicco si muove, sembra che sia collegata con il cavo, invece sono due reti completamente diverse. Guardate, è praticamente istantaneo il movimento rispetto a quello che è appunto il mio click sullo smartphone. E questo è sicuramente impressionante, un fatto molto positivo, perché tante videocamere magari sono un pochino più lente, non che creino chissà che problema, ma qua è impressionante la reattività. Lei ruota a 355 gradi ed ha un'inclinazione fino a 95 gradi.
e poi cliccando sui puntini qua a destra abbiamo un menu rapido per accedere e per andare ad abilitare e disabilitare alcune funzioni appunto di accesso rapido. Poi qua come vedete possiamo accedere alle registrazioni sulla micro SD, quindi potremo andare a vedere quello che la micro SD ha registrato, meglio quello che lei ha registrato sulla micro SD. Poi abbiamo riproduzione video archiviati sulla micro SD, potremo andare a vedere quello che ha registrato dal punto di vista video la micro SD, e poi abbiamo registrazione di movimento su cloud. Sì, perché c'è la possibilità di avere un cloud, come vedete, che ci permette di registrare 24 ore su 24, quindi abbiamo tante possibilità in più per quanto riguarda quello che è l'archiviazione dei dati. Abbiamo vari piani, tra cui c'è un piano base di 7 giorni di prova, quindi potremo provare anche questa funzione. Poi se non la vogliamo, non diciamo attiviamo quella a pagamento e sfruttiamo solo i 7 giorni di prova. Quindi ci sono varie possibilità, non obbligatorie ovviamente, è una cosa in più che per chi ha la necessità può utilizzare appunto questa funzione cloud, che però ci tengo a precisare non è obbligatoria. E poi abbiamo gestione SIM, che è la gestione appunto di quello che è la nostra SIM dati che abbiamo all'interno. Quindi ragazzi, questo è quello che è la nostra videocamera di sorveglianza. Adesso volevo farvi vedere appunto il suo funzionamento con la notifica che vi arriva quando viene visualizzata una figura umana e come è il suono della sirena nel caso dovessimo attivarla. Quindi allontano un attimo la videocamera di sorveglianza, la metto in questa posizione, vado ad abilitare la sirena. Perfetto. Ecco, adesso mi ha già visto perché comunque ho abilitato tutte le notifiche e mi ha subito rilevato. Adesso mi ha rilevato, questo è il suono che viene lanciato quando viene rilevata la notifica. Vedete che anche la notifica arriva subito nello smartphone. Adesso vado a disabilitare la sirena perché sennò continua a suonare. Perfetto, adesso vediamo se arriva la notifica perché lei dovrebbe rilevarmi perché sono una figura umana. Perfetto, vedete che è arrivata la notifica perché mi ha rilevato. Questo è istantaneo, arriva veramente dopo pochi secondi la notifica e avviene tutto in maniera super veloce. Ed è imbarazzante sempre come si muove in maniera fluida. Guardate quanto è fluido il movimento della videocamera che continua anche a rilevarmi e inviarmi notifiche. Quindi ragazzi, avete visto le caratteristiche principali di questa videocamera di sorveglianza. Il menu è davvero semplice per quanto riguarda le impostazioni. Per quanto riguarda invece il funzionamento, la velocità del movimento, la velocità della notifica, cioè veramente è una videocamera di sorveglianza completa in tutto. La qualità video trasmessa dalla videocamera secondo me è tanta roba, la luminosità del sensore è anche tanta roba, e poi abbiamo una telecamera posizionabile ovunque perché è una telecamera totalmente autonoma. Vi lascio qua sotto i link in descrizione per l'acquisto con i coupon sconto, perché lei ha un prezzo che si aggira intorno ai 140-130 euro, poi con i coupon scende ancora, è molto variabile il prezzo, soprattutto anche il prezzo che viene magari lanciato da Amazon come sconto, poi con i coupon applicabili. Comunque qua sotto in descrizione trovate tutto, e sicuramente il prezzo è un altro punto di forza di questa videocamera completamente autonoma, sia per connessione di rete che per alimentazione, e con una SIM comunque già inclusa che ci permette di utilizzarla almeno all'inizio, è sicuramente un altro punto a favore. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante lei la Wyze Link 4G vi è piaciuta, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante spoiler e tante cose interessanti, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutto il mondo tecnologico, ovviamente anche di lei troverete il coupon sconto e il link d'acquisto anche sul mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione come questa, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.